Quindi l'aspetto dell'integrazione è assodato, cioè non c'è nessun tipo di problema. Quello, allora, quello è un tasto un po' dolente, nel senso per quanto riguarda nazionalità come per esempio Giappone e Cina, India ancora, italiani assolutamente, ma anche brasiliani, sudamericani, messicani, colombiani, cileni, eccetera. L'integrazione è ottima. Almeno per come la vedo io, per come sono abituata a vedere io, diciamo, l'integrazione da come me la ricordavo in Italia, sono rimasta molto stupita. Il tasto dolente, arriva quando si parla degli aborigeni. Gli aborigeni sono la First Nation People, sono le persone che hanno abitato questo continente per primi, e nonostante questo, la situazione con loro è decisamente critica. Mi spiego meglio. Diciamo, durante le colonizzazioni, cosa è successo? Le navi che erano cariche di soldati, eccetera, sono arrivate e erano, diciamo così, popolate da nient'altro che ex carcerati, prigionieri, nel senso assassini, tutto quello che risputavano dalle celle venivano mandati qua. Quindi ovviamente non sono filantropi, non sono filosofi, persone che erano dotate di una particolare sensibilità, diciamo, rispetto al prossimo. E nel momento in cui venivano qui li facevano lavorare come schiavi, ovviamente, e diciamo che questo odio, ovviamente, si andava a sfociare poi su queste popolazioni e non solo, non sono stati riconosciuti come esseri umani fino agli anni 70, che Ah, è quindi molto recente, cioè, sì, nel senso vergognoso come cosa, cioè, è assoluto. Cioè, io non fuori ci dal volevo credere mondo. quando me l'hanno detto. Hanno per anni non sono stati riconosciuti come uomini, venivano riconosciuti come parte della flora e della fauna. È inutile dire che hanno cercato di sterminarli nei modi più possibili, immaginabili. Gli europei hanno dato prova di grande immaginazione, mi hanno raccontato, vabbè, a parte cercando di inquinare l'acqua o risorse d'acqua, regalavano coperte contaminate di, non mi ricordo se da carcasse di animali o qualcosa del genere, per sterminare le popolazioni, perché proprio volevano sradicarli, volevano cancellarli dal loro territorio. Per fortuna dopo le cose sono cominciate a cambiare, o comunque hanno cercato di convivere. Questo per quanto riguarda la storia. Ad oggi la loro integrazione è ancora molto difficile perché diciamo che dal momento che sono stati trattati come bestie per così tanti anni, hanno finito per diventare come tali, non nel senso che lo siano, ma ad oggi sono relegati ai margini della società. Molti di loro, se si vedono degli aborigeni in città, sono dei mendicanti, vivono per strada, non hanno una casa. È veramente una situazione molto difficile e molti soffrono di, vabbè, dipendenza da droghe, alcolismo, perché quando i colonizzatori sono arrivati, ovviamente erano, insomma, comunque provenienti dall'Irlanda, Inghilterra, Scozia, insomma, famosi, non sono famosi per essere persone sobrie. E gli aborigeni non hanno all'interno della loro costituzione gli enzimi per processare l'alcol, e quindi nel momento in cui ne bevono anche in poche quantità, impazziscono, diciamo, e penso siano più inclini a diventare dipendenti, e dal momento che comunque si trovano in una situazione sociale difficile, l'alcolismo diventa plausibile, possibile. Quindi è assurdo, secondo me, ma sono molto di più integrate altre nazionalità che non fa proprio le persone che vivevano qua per prime. E questo per quanto riguarda un po' l'integrazione. Però è anche vero, da quello che ho visto io, che le cose stanno cambiando. Io ho avuto modo di conoscere persone che sono all'interno comunque di gruppi che supportano e questa integrazione sociale, persone che hanno amici, amiche di origine aborigene e che vogliono valorizzare la loro origine, la loro tradizione, usi e costumi, e stanno cercando piano piano di, insomma, di portare a quel livello sia aborigeni, cioè lo stesso livello tra aborigeni e australiani, diciamo così.
Certo, invece quando mi hai accennato di questa cosa prima della chiacchierata, diciamo, mi hai detto che c'era un collegamento tra la cultura aborigena e gli incendi di cui si è parlato ultimamente in periodi recenti appunto in Australia. Volevo che mi illuminassi su questo aspetto. Assolutamente, molto volentieri. Allora, io ti posso riportare quello che mi è stato detto da questo australiano, ormai cittadino australiano, e aveva origine slave. Vabbè, una delle persone interessanti che ho incontrato durante i miei viaggi. Lui era particolarmente interessato e tiene alla cultura aborigena, ha un sacco di amici aborigeni e tiene proprio particolarmente che questa integrazione avvenga e che non ci siano più queste soprusi e ingiustizie. E gli ho chiesto cosa, insomma, qual era il suo punto di vista per quanto riguarda gli incendi, perché erano appena cominciati, no, erano appena cominciati, davvero stavano andando già da un po' e nel senso io non ci capivo molto, quindi volevo sapere il suo punto di vista. E lui mi ha spiegato praticamente, dal suo punto di vista, che poi mi è stato confermato da altre persone, che quello che è successo e succede ogni anno, gli incendi succedono ogni anno, in particolar modo quest'anno è stato riportato dai media molto pesantemente, è stato disastroso per quanto riguarda la fauna in particolare, mi è stato detto che negli anni passati ci sono stati incendi peggiori, ma quest'anno in particolare hanno voluto sottolinearlo, insomma, è un po' di malinformazione. Ma quello che c'entra con gli aborigeni è un'altra storia. Il territorio australiano tende a essere abbastanza arido proprio per il clima, nelle zone dove appunto ci sono queste tendenze a esserci incendi. Quello che gli aborigeni, che erano appunto i custodi della terra, prima delle colonizzazioni, eccetera, facevano era potare gli alberi e bruciarli proprio, perché nel momento in cui crescono, d'estate tendono a seccarsi, o comunque le foglie diventano ovviamente molto più secche, e con il vento e giornate particolarmente calde, il rischio di incendi si alza esponenzialmente. Quindi loro cosa facevano? Bruciavano in maniera intelligente, nel senso non appiccavano fuoco a caso, sapevano come gestire gli incendi. Di modo da poter limitare i possibili danni in caso di incendio vero e proprio. Inoltre, cioè, nel senso, è risaputo che la cenere fa bene al terreno, quindi utilizzavano, diciamo, il fuoco come modalità di agricoltura? No, agricoltura, scusami. Vabbè, come modalità Di per arricchimento del mantenere. terreno in qualche modo. Esatto, utilizzavano il fuoco in maniera intelligente e sapiente per mantenere sicuro e fertile il terreno. Negli anni seguenti, cosa è successo? Ovviamente con le colonizzazioni, eccetera, piano piano il potere degli aborigeni è stato sempre più diminuito. Il governo ha preso in mano la parte per quanto riguarda l'amministrazione anche delle foreste, eccetera, e quindi quello che prima era stato fatto dagli aborigeni di mantenere il terreno, eccetera, sarebbe stato dovuto essere, ci sono troppi verbi in questa frase, non importa, Non importa. sarebbe stato compito del governo. Quello che succede è che hanno una, diciamo, una sapienza e una base di informazione completamente diversa, perché gli aborigeni hanno vissuto su questo territorio da sempre, e parliamo di secoli, nel senso sono popolazioni primitive, mentre le persone che appunto avevano, gestivano per quanto il territorio avevano una cultura accademica, universitaria, quindi scientifica, ma non sempre perfettamente applicabile alla realtà. Quindi cosa succede? Non volevano, da quello che mi hanno spiegato, non volevano utilizzare almeno il fuoco così largamente come veniva utilizzato, non avevano personale che potesse gestire tutto questo. Ancora ad oggi le persone che si occupano del mantenimento attraverso il fuoco sono volontari, non vengono pagati, quindi le persone si devono proporre, ovviamente non c'è un altissimo numero di persone. Quindi cosa è successo? Questo mantenimento è venuto a mancare, e quindi le zone che si sono seccate sono state maggiori di quanto non sarebbero state in precedenza. E quindi, nel momento in cui c'è stato, grazie, cioè a causa del cambiamento climatico e altre cose, nel momento in cui quest'anno c'è stata un'annata particolarmente arida, perché c'è stata un periodo di secca e particolarmente calda, gli effetti del mancato mantenimento del territorio si sono sentiti, e questo è il motivo per cui
gli incendi sono stati così estesi perché c'erano molte zone, le zone estese erano molto secche, le zone secche erano molto estese, ce l'ho fatta. Perfetto, no, è molto interessante questo aspetto, quindi in teoria la cultura aborigena riusciva in qualche modo a gestire la cosa senza arrecare danni ingenti, anzi aiutando proprio il mantenimento di flora e fauna. Esatto, adesso io non mi sento di esprimere un giudizio o una condanna, perché comunque questo è quello che mi è stato riferito, e, nel senso ci sono diversi punti di vista e altre tematiche che entrano in gioco. E, alcune persone sono arrivate a dirmi che alcuni incendi erano stati appiccati, nel senso ci sono troppe voci da ascoltare, però questo è quello che posso dirti. Cioè, quello che mi è stato detto e quello che ho avuto conferma poi da più persone. Ma invece prima hai nominato i canguri e a questo, diciamo, aggiungo anche l'aspetto che passa qua in Italia, specialmente su flora e fauna, che sono tipo i serpenti e tutti gli animali pericolosi. Se potevi appunto affrontare questo discorso, se è così, oppure viene fatto passare un messaggio completamente sbagliato. Allora, diciamo che il Queensland, dove stavo prima, è lo stato che ospita 23 tra i 50 serpenti più velenosi del mondo. Io, grazie a Dio, non ne ho trovato nessuno, però ho avuto, insomma, esperienze con animali del terzo tipo, nel senso, qui è un territorio selvaggio ed è fantastico, nel senso, nel momento in cui io sono arrivata in città non ho trovato piccioni, ma ho trovato questa sottospecie di uccelli che sono alti fino al ginocchio, neri, tropicali, stranissimi, che si chiamano ibis, e questi sono i loro piccioni, sono enormi. E, abitavo in città, era in periferia, però comunque era centro città, e avevo gli opossum che mi entravano in casa, per non parlare di ragni, che non sono i ragni che abbiamo in casa noi, non sono quelli piccoli con le zampette sottili, no, sono delle bestie di Satana, però mi hanno detto che più grandi sono meglio è, perché sono innocui. Il problema è quando sono piccoli, 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 e ho visto anche quelli piccoli, 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 e diciamo, cos'altro? Gabbiani, vabbè, vicino alle città, ma una cosa molto particolare che hanno qui, nelle città soprattutto, sono flying fox, che sono pipistrelli giganti, grandi come, ossia, l'ampiezza delle braccia, penso, e tu, insomma, ti vai a fare la camminata sul tramonto, sul ponte di Brisbane, guardi il panorama, poi vedi queste cose che volano, pensi, belli gli uccelli, fino a quando non ti dicono che sono pipistrelli, sono giganti, sono enormi. Quindi, sì, nel senso, qui gli animali sono diversi, però diciamo che è la cosa bella dell'Australia. Oddio, non si muore così facilmente. E se gli animali vengono lasciati in pace, lasciano in pace tendenzialmente. E questo per quanto riguarda gli animali da terra. Una volta ero a Byron Bay, ero a fare il bagno, e mi hanno richiamato sulla spiaggia perché mi stavo cioè mi stavo andando a nuotare troppo lontano. Non ho capito cosa fosse, pensavo fosse il mare mosso. Dopo mi hanno detto che c'era uno squalo che stava girando e l'hanno avvistato con l'elicottero. Però mi hanno detto che l'ultima persona che è stata divorata da uno squalo è stato qualche anno fa, quindi insomma diciamo che è un territorio selvaggio, bisogna stare attenti. Ah, poi ci sono ovviamente territori diversi, nel senso, un conto è andare in centro città tipo Brisbane o Sydney, ancora sono territori abbastanza sicuri. Nel momento in cui si va tipo nel Northern Territories, che è la parte del nord, lì è assolutamente vietato fare il bagno in qualsiasi pozza d'acqua perché ci sono i coccodrilli, ed è constatato, cioè, nel senso, quello è una zona un po' pericolosa, però le zone dove ero io tutto sommato erano abbastanza tranquille, diciamo, finora. E invece ti è mai capitato di vedere i canguri, vedere, vabbè, serpenti? Mi hai detto di no, però l'aspetto dei canguri mi interessava. Allora, a dire il vero, un serpente l'ho visto. Allora, la maggior parte degli animali che ho visto è stato durante la mia esperienza nel caravan park che ti accennavo prima, perché era appunto disperso in mezzo alle montagne, e il primo vicino di casa che c'era tipo era a 2 chilometri con una fattoria di alpaca, quindi comunque contesto. Ah, ok.
E ho visto un serpente, stavo camminando per fare delle foto vicino a un fiume, ho pestato un ramo, ho visto questa cosa enorme, entrare nell'acqua ed era un serpente nero di 1,5 metri, un biscione. E canguri ce ne sono un sacco, e quando dico un sacco ce ne sono veramente un sacco. Adesso io non ne ho visto nessuno tipo negli zoo, perché mi sono un po' rifiutata ad andarci, però mentre ero nel Caravan Park, guardando semplicemente le colline intorno, si potevano vedere quasi sempre. E una mattina mi sono svegliata alle 6 e ho guardato fuori dalla finestra e c'erano canguri che zompettavano intorno ai caravan. E mentre ero ancora a Brisbane, sono andata su un'isola 2 giorni e mi ha ospitato un signore. Abbiamo guidato intorno all'isola e la notte era la strada, cioè letteralmente era affollata di canguri. E poi che altro? Sempre lì mentre ero nel Caravan Park, ho visto un ornitorinco nel suo habitat naturale per la prima volta. E cosa ho visto? Ho visto un'echidna che è praticamente un istrice strano, è tipo tutto marrone, è tipo un istrice strano. Stesso strano, mi Però sì, i piace. canguri ce ne sono un sacco e ti ripeto, ci sono più canguri che persone e non ci credevo, però adesso ho capito perché, e ce ne sono veramente un sacco. E tant'è che è un animale che mangiano, nel senso tu puoi andare. Io, cioè, l'ho fatto, sono andata al supermercato e ti trovi la bistecca di canguro e le persone vanno a cacciare i canguri perché ce ne sono veramente tanti. E invece un'altra domanda che mi piace fare, perché secondo me è curioso, è come sono visti gli italiani lì e cosa ti porti degli australiani, un pregio o un difetto praticamente? Cosa hai preso da loro e cosa gli critichi invece? Allora, partendo da questa domanda, cosa mi prendo di loro e cosa critico negativo? Allora, la loro spensieratezza di vita è assolutamente è qualcosa di invidiabile. E io ho una mia teoria, secondo la quale nel momento in cui vieni a vivere in Australia e dovunque ti giri, o hai una foresta pluviale, o hai l'Oceano Pacifico, o hai una natura incontaminata o qualcosa, nel senso ti ricordi che sei una piccola briciola dell'universo. E nel momento in cui hai dei problemi umani, come non so, economici, lavorativi, eccetera, fai un lungo respiro, apri gli occhi, hai l'oceano davanti, cioè, ti ricordi che non sei niente. E quindi diciamo che hanno un'attitudine molto, molto, molto più tranquilla, proprio. Nel momento in cui hanno un problema, lo affrontano con completa serenità, non si disperano, non fanno scenate, semplicemente pensano si risolverà bene, non si risolverà, pazienza. E questa è una cosa che invidio, però diciamo che mi sono messa nella loro mentalità ed è per questo che sono abbastanza felice di poter dire che mi sento che sto affrontando questa pandemia in maniera positiva, perché me l'hanno insegnato loro. Una cosa negativa, diciamo, allora questa è una cosa che ho percepito io, a volte questa smisceratezza io in alcune persone la riconosco appunto come leggerezza di vivere, nel senso di non essere appesantiti ed è invidiabile, alcune persone, nel senso, l'ho percepita da loro come superficialità, tutto sommato, per esempio, non so, comunque parlando con le persone, nel senso. Anche fare un esempio, io che me ne sono andata dal mio paese, ho fatto mezzo mondo per arrivare qui a cercare lavoro, ricrearmi una vita. Io, come tantissime altre persone che ho conosciuto dall'altra parte del mondo, nel senso persone, non io, ma altre persone che comunque hanno una storia e stanno vivendo, non dico un periodo difficile, però hanno ragioni per essere provate nel momento in cui, diciamo, entri in contatto con questi australiani, loro, cioè, non ti danno il giusto valore, nel senso, non che io abbia un valore particolare, però sembra quasi che sia qualcosa da tutti i giorni, qualcosa di assolutamente scontato, Dato, qualcosa certo. che non desta la loro curiosità, quando adesso io, trovando tutte le persone che ho incontrato, nel senso, mi chiedo come non possono essere circondate da persone che chiedono storie, racconti, eccetera. Però penso sia perché sono proprio abituati ad avere così tante persone di differenti nazionalità che a volte non ci fanno più caso. Però questa è una cosa che ho
ho visto io, magari qualcun altro potrebbe vedere qualcosa di diverso. Invece qual è l'immagine di noi italiani? Allora, gli italiani in generale qua vengono stradilachi adorati per la cucina e per la storia. Moltissimi australiani di quelli che ho conosciuto qui sono stati almeno una o due volte in Italia e ogni volta mi parlano con le lacrime agli occhi di quanto sia bello il nostro paese e soprattutto vabbè, della cucina e soprattutto della storia, per cui qua non avendone molta, nel momento in cui vengono in Europa e a maggior ragione in Italia, che è un museo a cielo aperto, ne rimangono innamorati. E gli italiani sono generalmente apprezzati, cosa che non mi sarei aspettata. Però anche lì diciamo che dipende, perché anche loro ogni tanto hanno dei pregiudizi sulla gente del sud, possiamo dire, e questa cosa fa ridere, nel senso si rendono conto delle differenze che ci sono anche tipo tra nord e sud da noi, banalmente parlando. Alcuni italiani non hanno una buona fama nel momento in cui cominciano a comportarsi come classici italiani, diciamo, e cominciano a cercare di evadere il sistema, di non pagare le tasse, e di uscire dalla regolarità fissa australiana. In quel momento vengono un po' riconosciuti come classici italiani all'estero, però generalmente sono idolatrati, assolutamente. Invece un altro aspetto che mi interessava è non ti manca un po' casa? O meglio, non hai avuto momenti di sconforto, momenti in cui dici mollo tutto, torno perché ho bisogno di, non so, un mesetto di fare casa almeno? Sì, e allora sì, ci sono stati un sacco, un sacco, un sacco di momenti di sconforto, soprattutto all'inizio, perché comunque era una situazione molto nuova per me ed ero da sola veramente per la prima volta, cioè non era un ok, sono da sola, no, questa volta era tipo la volta vera e mi sono resa conto che, ma lo sapevo, che non avevo mai sperimentato la solitudine così. E casa mi è mancata tantissimo e non ho mai provato una cosa del genere prima in tutta la mia vita, ma se dovessi descriverlo, i primi periodi soprattutto è proprio come un vuoto nella pancia, cioè come se mi avessero asportato un organo, cioè non, veramente una cosa dolorosa, drastica, però insomma ci si impara a convivere. E dopo ovviamente le cose sono andate meglio, all'inizio è stato un periodo difficile perché comunque non trovavo lavoro e ero sola senza amici. Dopo un po' ho cominciato a ingranare insomma, com'era la vita qui e adesso ancora va bene. Ci sono momenti, soprattutto adesso, dove vedo persone che continuano a fare storie con la loro famiglia, che sono in casa tutto il giorno e si lamentano perché devono stare con loro tutti i giorni. Io penso che io non vedo i miei da 7 mesi e mezzo. E mi mancano un sacco, mi mancano veramente tanto, però nel senso non posso pretendere di essere qui ed essere a casa, quindi è una cosa con cui si impara a convivere per forza di cose. Io con te parlerei per ore, però vorrei chiudere questa chiacchierata so che ce ne sono miliardi, immagino, però con un aneddoto, un'esperienza particolare che ti porti dietro, che la scegli come icona della tua esperienza. Ok, oddio, questa è difficile, questa penso sia la domanda più difficile. Se devo scegliere un ricordo, beh, allora, un ricordo molto molto bello che ho, è abbastanza fresco, appunto del Caravan Park, e diverse sfaccettature di quell'esperienza lì, che è stata un'esperienza molto interessante. E diciamo che quello potrebbe essere un po' l'emblema di questa Australia, nel senso che arrivi a incontrare animali del terzo tipo, perché appunto ornitorinchi, ragni, ho visto ragni giganti pelosi, ragni piccoli velenosi, e in quelle montagne lì la temperatura era qualcosa di indecente, nel senso c'era uno sbalzo termico di 20 gradi, quindi il pomeriggio sudavo e la sera c'erano 5 gradi e andavo a letto a dormire con i guanti e sbuffavo nuvole di vapore di condensa all'interno del mio caravan, e questa è un'immagine che non mi toglierò mai dalla testa. E
il tipo con cui abitavo, che era un australiano fuori di testa, non voleva usare il gas, quindi cucinavamo solo sul fuoco. Quindi scaldavamo l'acqua sul fuoco, cucinavamo sul fuoco, ci scaldavamo col fuoco. E quindi tipo ho respirato foglie di eucalipto bruciati per 10 giorni, cioè i miei polmoni sono neri. Però mi ricordo che il terzo giorno che sono arrivata, i primi 2 giorni ha piovuto, il terzo giorno sono uscita da un caravan, mi sono resa conto che era buio, ho alzato la testa e ho visto la Via Lattea come mai avrei mai potuto immaginare, anche solo lontanamente, di vederla. È stato qualcosa che mi stavo commuovendo quando l'ho vista. Dopo, nei giorni dopo, l'ho vista tutti i giorni, quindi mi sono abituata. Ma quella Via Lattea, io abito sulla campagna e io abito tipo in Via Andromeda, che è una parte della Via Lattea. Quindi nel momento in cui ho alzato lo sguardo e ho visto casa mia, è stato qualcosa di strafigo. E che altro? Beh, dal momento che non c'è acqua corrente, non c'era un vero e proprio bagno, quindi le alternative per fare la doccia erano o a scaldare l'acqua in un secchio e poi scodellarselo addosso, o fare il bagno in un fiume. E questo è un aneddoto molto divertente. Ho fatto il bagno per 10 giorni in un fiume, e freddo. Stesso fiume in cui il 3 giorni prima avevo visto entrarci la biscia nera di 1,5 m. E Ok. gli ornitorinchi. E che altro? Una mattina mi sono svegliata appunto alle 6:30, sempre nel mio caravan, e ho visto i canguri che trottorellavano intorno ai caravan, ed è stato qualcosa di cioè, nel senso, è strano forte. Però sì, penso, questo perché è la più recente, però sì, hai ragione, ce ne sono un sacco da raccontare. Certo. Allora io ti ringrazio tantissimo, trovo la tua esperienza fantastica e se ti va ci teniamo in contatto perché ci sono un Assolutamente. sacco di altre cose da raccontare e ci sono e immagino anche nel tuo percorso proprio di viaggi eccetera che ci saranno un sacco di altre occasioni di chiacchierare su diversi aspetti della vita in giro per il mondo e niente ti ringrazio ancora e... Assolutamente, no, è stato un piacere, Luca. Ok. Ok. Ciao ciao.